Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di riforma pensioni. Ormai mancano poco più di 6 mesi alla scadenza di quota 100. Vediamo dunque che cosa potrebbe accadere dopo tale data. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Come leggiamo dal Sole 24 Ore, con le ultime 3 misure dirottate verso il consumo definitivo, ovvero APE sociale, opzione donne, quota 100, ormai sull'uscio del portone la previdenza italiana resta nelle mani della Fornero, ancora a pieno regime. L'Europa infatti ha più volte caldamente invitato l'Italia sulla pertinenza del Recovery Fund di proseguire il cammino delle riforme pensionistiche strutturali, così come adottato dal governo Monti. L'ultimo salvagente potrebbe essere quello di cui abbiamo parlato più volte, ovvero quota 41, ma anche in questo caso la platea dei beneficiari risulterebbe molto ristretta, essendo la misura riservata solo ai lavoratori precoci, senza poi tralasciare l'avvicinarsi dell'adeguamento dell'aspettativa di vita che porti i requisiti in avanti di 3 mesi applicati ogni 2 anni fino all'anno 2026. Successivamente parte il principio inverso che porta alla riduzione di 2 mesi su ogni biennio, mettendosi in funzione dall'anno 2027. Dunque è possibile che il governo sia orientato verso un potenziamento della legge Fornero, che produrrebbe ancora uno slittamento dei tempi previsti per acquisire il diritto alla pensione, quindi si preannuncia l'ingresso di tempi ancora più lunghi per quanto riguarda l'uscita lavorativa. Altra nota dolente, come informa trendonline.com, ruota sulle rivalutazioni delle pensioni. Infatti fino ad oggi viene riconosciuta una rivalutazione al 100% per gli assegni che totalizzano fino a 4 volte il trattamento minimo. A partire dal 1 gennaio la rivalutazione delle pensioni dovrebbe procedere con il seguente sistema, ovvero per equazione delle pensioni con rivalutazione a 4 volte il minimo vitale, per equazione delle pensioni con rivalutazione al 90% compreso tra le 4 e le 5 volte il minimo vitale, per equazione delle pensioni con rivalutazione al 75% oltre 5 volte il minimo vitale. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.